riconfigurazione, diciamo così, perché era prevista la presenza, oltre che di Daniela Padoan, anche di Argyris Panagopoulos, e avremmo con due voci diverse fatto un discorso a più ampio spettro sulla, sul fenomeno, sulla situazione delle nuove destre, dei fascismi in Europa. L'assenza di Argyris ci comporta appunto una necessità di rivedere un po' questo discorso, ma la competenza e la capacità di Daniela di entrare nel merito di alcune questioni è tale per cui secondo noi valeva assolutamente la pena di provare ad approfondire alcune questioni. Lo facciamo in maniera, e questo è il senso anche di questo pezzo di cerchio, che anzi se volete completare sarebbe ancora più divertente, lo facciamo in maniera assolutamente non accademica, come ho detto prima a Daniela navighiamo a vista, non ci siamo messi molto d'accordo, peraltro anch'io ho molta voglia di sentire che cosa lei ha da dirci, io faccio dire il valletto, l'interlocutore, così dico delle cose, ma davvero io sono rimasto molto colpito, lo dico in maniera assolutamente sincera, quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione della lista L'altra Europa con Tsipras qui a Como, e dove accanto a Daniela c'era anche Guido Viale e c'era Finiguerra, Massimo Finiguerra, proprio dal discorso che ha fatto Daniela, che era un discorso centrato, come faremo oggi, sulle radici del razzismo, che era un discorso poco da conferenza stampa, lo dico in maniera assolutamente affettuosa, ma insomma era davvero un discorso molto complesso, molto articolato, assolutamente non d'occasione. Per questo mi sembra importante sentire da lei una serie di cose. Allora, io vorrei partire come primo stimolo, come piccolo pretesto iniziale, da un nostro vezzo. Il vezzo è quello che si legge chiaramente nel titolo originario dell'incontro di oggi, che è Fascismi e Nuove Destre. Il vezzo è quello dei plurali. Allora, noi abbiamo da qualche anno a questa parte cominciato a usare i plurali. Allora, non si parla più di resistenza, ma come minimo di resistenze. Non si parla più di democrazia, si parla di democrazie. Poi a cascata, anche nel gergo storiografico, all'Istituto di Storia Contemporanea abbiamo appena fatto un ragionamento molto interessante sulla storia dei GAP, dei gruppi di azione patriottica, e il tema era i gappismi. Allora, dov'è l'elemento interessante di questa cosa? E così non parliamo più di razzismo, ma parliamo di razzismi, che è quello di cui parliamo tra breve. Allora, dov'è secondo me l'elemento interessante? L'elemento interessante è sicuramente che questo, tra virgolette, vezzo del plurale, come dire, è lo specchio di una ricerca di approfondimento della complessità. Cioè, questo è sicuro. Noi abbiamo imparato, una delle poche cose forse che abbiamo imparato, che la realtà è sempre un po' più complessa di come ce la raccontiamo. E quindi appunto che il fascismo è tante cose diverse, e allora lo traduciamo, e il razzismo è tante cose diverse, e allora lo traduciamo in questi plurali che appunto secondo me a volte sono un po' vezzi. Allora io vorrei partire da qui, perché appunto chiacchierando in 35 secondi prima di cominciare questo incontro,
Daniela mi spiegava appunto che il razzismo si coniuga oggi, si declina oggi in tanti modi diversi, che addirittura al razzismo, tra virgolette, classico, cioè il razzismo su base etnica, diciamo così, su cui peraltro bisognerebbe fare tutto un discorso di approfondimento su quanto poi questa cosa che ormai diamo per scontato, cioè che la base etnica esista, in realtà sarebbe tutto da discutere, ma questo magari poi ci arriviamo dopo. Dicevo, oltre a questo razzismo, che è il razzismo che appunto, ed era proprio un pezzo del discorso che aveva fatto Daniela alla conferenza stampa, è un razzismo che davvero nasce in Europa, è un razzismo che nasce dentro la nostra civiltà. Razzismo su base etnica oggi si sposa a un altro tipo di razzismo, che è per esempio il razzismo contro i poveri, dove il fastidio nei confronti dei romeni, il fastidio nei confronti degli zingari, che è un fastidio storico, però a un certo punto si stempera e si dissolve nel fastidio, che poi diventa razzismo, nei confronti dei poveri, nei confronti dei senza casa, che non hanno, dei senza patria. Ecco, allora, questo è sicuramente vero. Il rischio potrebbe essere, non è che in questa coniugazione, questa differenziazione di tanti discorsi diversi, perdiamo, come dire, la consapevolezza che comunque siamo di fronte a un sistema, a un pensiero che dobbiamo combattere nel suo insieme. Allora, da qui vorrei partire. Vorrei che tu approfondissi questa cosa, cioè siamo di fronte a un razzismo con tanti aspetti o a tanti razzismi diversi?